Sì, per di più la prima ho rischiato di non indovinarla perché mi hai fregato con il rivenditore. Abbiamo, o Baramax ha deciso di. Oggi nessuna citazione strana, se non il ricordo, e ho messo appositamente la luce qui dietro, di Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide, davvero una persona geniale che ha dato lustro all'Italia. Oggi però non parleremo di luci, ma di scarpe innovative, faremo l'unboxing di due delle tre scarpe che sono presenti qua dietro, chiederò come al solito ad Andrea di indovinarle, di stabilire qual è il peso e soprattutto di dare qualche caratteristica di queste scarpe. Della terza invece faremo una recensione dettagliata nei giorni prossimi, quindi se potete iscrivetevi al canale, attivate le notifiche in modo tale da non perdervi questa e ulteriori recensioni che nei prossimi giorni saranno presenti qui sul canale. Però sappiate che oggi è pure un giorno importante perché io e Andrea abbiamo deciso di raccontarvi qualcosa di super interessante, quindi lascerò ad Andrea la possibilità di effettuare questo annuncio. Sebbene io cerchi di rispondere a tutti i commenti che mettete sempre qua sotto, sappiate che alcuni di questi meriterebbero una risposta davvero articolata e di conseguenza abbiamo pensato a una soluzione per rispondere ai vostri quesiti. E quindi, beh, lo lascio dire ad Andrea, ma prima di farlo il solito unboxing con le regole che conoscete abbastanza bene. Quindi lascio la parola ad Andrea. Questa volta però dalla piovosa Garbagnate vorrei che guardaste il video fino alla fine perché l'annuncio è davvero uno scoop. Andrea, buongiorno, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Stavo guardando da dove arrivava il pacco e tutto per capire un attimino, una mezza idea ce l'ho. Ma oggi dobbiamo fare un annuncio, comunque prima ovviamente come al solito apriremo delle scatole. Devi sempre indovinare di che scarpa si tratta e assolutamente quanto pesa e quali sono le caratteristiche di questa scarpa. Poi faremo l'annuncio, ma solo se le indovini tutte e due. Allora ti dirò, allora, provo, prima sta piovendo che non doveva piovere oggi. Ti dico, già la scarpa è leggerissima perché è scatola, doppia scatola, mi sembra, come si dice, leggerissima. Ho visto da dove arriva che è uno dei pochi rivenditori di questa scarpa, forse ho già capito chi potrebbe essere. Ti dico che potrebbe essere o gialla o rosino, rossino. Era chiuso davvero, eh. Bravo che fai arrivare i pacchi, non li apri neanche, non abbiamo i coltelli per aprirlo, in qualche maniera ce la faremo davvero. Unboxing proprio. Ah no, invece ho sbagliato di brutto. Aspetta. Ci siamo spostati perché piove. Allora. Sì, ci siamo spostati Che mentre marca piove. è? Ma non so, non la conosci No, no, avevo questa? sbagliato. Io pensavo che fossero le Adidas, sono delle Nike. Beh, a questo punto ho due dubbi. Che due dubbi? Colaraccio l'ho mezzo visto. No, non è. Non si vedono, comunque. Non è React, cioè, non lo so. Io la provo a sparare sulle nuove Vomero. Sono le nuove Vomero. Ah, ecco. Le guardo bene perché viste da internet mi facevano abbastanza cacare. Devo dire che dal vivo sono più belle. Guarda, ti dirò, è Ti un sei po'. pentito che non l'hai volute provare, le hai lasciate provare a me, le lascerai provare a me. Allora, quello sicuramente sì, sicuramente la Vomero era una scarpa che volevo provare, ma andrò contro i diktat di Massi, magari me le prenderò più avanti. Non si può, quello non si può. Vedremo, vedremo. Allora, ti dirò, dal vivo sì, sono sicuramente più belle, però secondo me a livello di design hanno fatto un salto un po' indietro. Sembra quasi una scarpa da basket, quelle basse.
Sì, ti dirò, mi sembra bella lo Zoom X qua, è molto interessante. E, boh, sì, sono da provare, sicuramente Max qualche giro me lo farà fare e vediamo. Quanto pesano? Ma guarda, c'è dentro anche la carta, prima te l'ho detto, infatti non avrei mai detto la scarpa da letto poco più di una Pegasus secondo me, ma non tanto di più. Guarda, forse saranno 10-20 grammi in più neanche. Sì, ovviamente poi metterò in sovraimpressione quanto pesano. Secondo me 2,85, però Sì, poi. guarda, non lo direi neanche. Sto guardando la conchiglia che è molto, molto carrozzata, c'è qua un bel pezzo di plasticone, molto imbottita, hanno un po' lasciato perdere quella cosa che stavano facendo, il salva tendine d'Achille che c'era sulle Pegasus. E, boh, vedremo, vedremo. Tanti sono rimasti un po' delusi dalla 14, che invece a me era piaciuta molto, questa 15 qua, molta carne al fuoco, tipo lo Zoom X che davvero l'hanno portato sulla scarpa da tutti i giorni, quindi Sembra sarà che da non ci siano provare. recensioni americane, quindi noi saremmo probabilmente uno dei primi a fare questa recensione. Dipende quando la facciamo uscire, se la facciamo uscire tra un mese e mezzo. Sì, no, è stata una scarpa che è uscita un po' in sordina, si è vista qualche immagine, a parte che con le prime immagini che uscivano 6-7 mesi fa non erano assolutamente quelle di questa scarpa, ma sono uscite un po' così. Va bene, apri la seconda scatola. Arrivo. Vai, vai. Adesso ho le mani ghiacciate. È gialla. Oh. No, non lo so Questa più. non la indovini proprio, ma Chiudo gli occhi. Beh, neanche. Però sì, si legge dalla scritta. Che io ho tenuto non gli la puoi occhi leggere. chiusi. Ma ti direi così. No. È pesante, perché sennò ti avrei detto che era una Shadow. Pesante. Sembra di sì. Sì, rispetto alla Vomero mi sembra più pesante. Addirittura, non penso. Dici? Non penso, anche perché è una shadow. È una Oh, Shadow? sì. Però cazzo te l'avevo detto, Sono stato bravissimo. No, ti avrei detto che perché non sento le wave e sapevo che sulla C'è Shadow. scritto pure Wave Eh sì, Shadow. ma caro, se tengo gli occhi chiusi per non indovinare la scarpa. Comunque ti dirò, guarda, ho detto, mi hai filmato, quindi dopo puoi ritornare indietro a dirlo. Ah sì, beh, c'era dentro un sacco di carta pesta. Bella. Però ti dirò, fammi riprendere in mano la Vomero. Ti ripeto, c'ho le mani ghiacciate. Sì, un pochino di più pesa la Vomero, ma ti dirò neanche così tanto. Mi spiega, la scritta era abbastanza grande. Ti dirò, non saranno contenti i nostri critici. Non mi veniva il nome perché è una scarpa, una 2, una scarpa abbastanza di nicchia. Poi vabbè, conoscendo Mizuno, avendola utilizzata per un po', so che sono abbastanza dure, quindi davvero hanno una piccola fetta di mercato. La scarpa, questa è davvero bella, anche se è nera di qua, merita. Ti dico, è una scarpa che forse avrei ai tempi pensavo di utilizzare per le gare, poi vabbè, c'è stato l'avvento delle Zoomfly 1 ai tempi, quindi avevo avvertito su quelle. C'è da E provare. invece, siccome le hai indovinate tutte e due, ci devi anche raccontare una piccola novità dei prossimi giorni. Sì, per di più la prima ho rischiato di non indovinarla perché mi hai fregato con il rivenditore. Abbiamo, o Barra Max ha deciso di aprire un nuovo canale dove faremo dei piccoli brevi video dove ci sarà poco montaggio, si spera, anche perché ci dovrò mettere anch'io mano, e dove risponderemo alle vostre domande e magari qualsiasi idea che abbiamo lì, gli sketch, li buttiamo lì sopra, li metteremo lì sopra. Un video non può durare più di 3 minuti e 59, come Max mai? dice 3 minuti e 59 che è il tempo del miglio, in quanto siamo italiani li avrei fatto sul 1500, per di più io sul 1500 a 4,05, quindi potremmo farli durare 4,05
o diceva 2 ore 59 che era la maratona, che è il sogno, il muro che tutti vorrebbero abbattere, allora li potremmo far durare anche 2 minuti e 19, che è il record che vorrei fare io. Vediamo. Vabbè, comunque lo faremo uscire questo video in contemporanea con il tuo primo video sul canale Andrea Soffientini Running Coach. Dai, io sono molto contento perché questo canale sta andando super bene e nell'altro canale davvero lo vorremmo utilizzare come idee, come pillole di giornata da dare a tutti, che possono essere utili, che vi possono strappare una risata. Poi vedremo, dateci qualche consiglio, dateci qualche argomento che sia da risposta secca e magari da raccontare le nostre esperienze di corsa. Va bene, grazie Andrea. L'ultima domanda: con la pioggia correremo sulla pista, sul canale o dentro il canale? Mancano pochi giorni, sarebbero mancati pochi giorni al campaccio, oggi avevamo deciso di fare campestre. E faremo campestre, la pioggia ci sta un po', come dire, ringraziando. Tutti vorrebbero il sole per gareggiare, invece quando ci sono le campestre i matti veri vorrebbero gareggiare con la pioggia, e oggi tocca la pioggia e campestre. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao.